Ma mi sono accorta, quando che sta l'alluvione, hanno arrestato tutti i geometri del comune. Speculavano, costruivano tutte le case nuove per gli extracomunitari. Fuori, bellissime. Dentro, tutte cusine, camere, bagni, cusine, camere, bagni, cusine, camere, bagni. Non gli ha il permesso per soggiorno. Stasera sulla Riviera si ride, dopo la paura, la desolazione, la fatica, un pool di comici, giornalisti radiotelevisivi e speaker radiofonici si danno appuntamento per allestire uno spettacolo senza esclusione di colpi. Musica, intrattenimento, cabaret in un palcoscenico aperto, con l'unico scopo di raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal tornado lo scorso 8 luglio. Noi non sappiamo quanto raccoglieremo perché naturalmente l'offerta è libera, noi ci aspettiamo che almeno 3-5 euro li mollino giù tutti. Ci sarà anche chi ha già detto lascerà delle belle banconote, ma questo dipende dalle possibilità delle persone. Quello che ci interessa è che vengano tutti con questo spirito. La cornice dell'evento sarà Villa Romanin a Salzano. Il comune che ha organizzato e ospitato l'iniziativa insieme a Riso Fa Buon Sangue e Avis. Parola d'ordine esserci, così come in tanti volontari stanno facendo in questi giorni nei comuni della Riviera. Un poco di zucchero, insomma, come predicava la famosa Mary Poppins, per rendere dolce una situazione ancora troppo amara. L'obiettivo è ambizioso, ma insieme possiamo fare molto. Venite a divertirvi, venite a Salzano, vi aspettiamo questa sera. Non mancate, mi raccomando, mano sul cuore e una in tasca, perché qualcosa dovete lasciarci, serve per la Riviera.